Tu sei amico mio. Andiamo, io sono amico tuo. Sì. Ah, perché ti dispiace? No, è perché. Eh no, perché? Ma cioè, ci eravamo messi d'accordo che tu facevi quella cosa del barone. Io lo faccio solo per gli amici, lo faccio solo per gli amici. Vabbè. Allora siamo amici. Poi in realtà non ci eravamo messi d'accordo su niente. E non ti voglio neanche fare una sviolinata poi a un musicista come te. Poi non volevo che tu dicessi che io vengo da Innsbruck, là, quella cosa là. Tu mi avevi detto dopo di ridirtelo. No, io vengo. Tu mi hai detto dopo, dimmi da dove vieni. La tournée partiva da Innsbruck e finiva a Caivano. A Caivano. Io mi credo che a Innsbruck c'erano i parenti tuoi. Sì, sono andato a trovare. Ho fatto un film in lingua, cioè a Innsbruck. In lingua tedesca. In lingua tedesca austriaca. Con l'accento napoletano. Con che film era? È strano, ma non si può dire perché. Qua si possono dire parolacce. Vuoi comprare? Vuoi comprare? Diciamo che ha fatto le musiche, Pino ha fatto le musiche di un film. Di un film di Elvio Porta. Di Elvio Porta, molto divertente, molto forte. Che si chiama Se lo scopre Gargiù. Se lo scopre, ma è forte Elvio Porta. Oh, è forte, forte Elvio Porta, dai. Infatti, oggi è sabato, dai. Come mai canti? Tu mi devi chiedere, come mai canti in napoletano? Come mai canti in napoletano? Questo Beh, perché è una roba che praticamente. Voleva fare così. No, Pino, dice, lo so. Fammi tre domande. Ha detto fammi tre domande. Dimmi perché canti napoletano. E ma poi l'Italia si è unificata, no? L'Italia sì, da mo. È stata Garibaldi. Ah, voglia. Non lo so, Garibaldi. Vabbè. L'Italia è fatta di desinenze, caro sì. Montesano. Che vuol dire sta cosa, scusa? No, l'Italia di che è fatta di desinenze. Caro Pino Aniele. No, dice caro Montesano. Ho capito. No, perché quello di prima c'è, cioè, la fortuna quello di prima, ho fatto prima per ricordartelo, no? Ma qui si può fare. No, quello di prima ce l'aveva tu. Io, questa è una desinenza. La desinenza tua è una Montesano. Vabbè, porta fortuna. Quello di prima era Adriano Celentano. Due ce n'aveva. Ce n'aveva due. Più fortunato. Cioè, io, scusa. No, in dialetto. Si può fare. No, volevamo dire anche, tu mi hai detto quando sei venuto ieri che sei passata alle prove, professionista, vero? Cioè, ma non abbiamo provato niente. No, però sei passato. Io sono passato. Ma detto Terry, sono passato, andiamoci a prendere un caffè. Ci siamo andati a prendere un caffè. A provare no, poi abbiamo, detto, però, che non è che tu non c'hai provato. Bisogno, io ti seguo a ruota. Allora poi abbiamo detto, però io ti ricorderò, dico, quell'argomento dei sentimenti. Perché nelle tue canzoni, sentimenti? Sì, perché tutti quanti fanno le canzoni per i giovani e nessuno fa mai le canzoni per gli anziani. Anche, i giovanotti diventano anziani. Diventeranno anziani. Anziani col cappelletto. Ma vabbè. No, però dico, anche perché le persone anziane, insomma, sono importanti. Come no? Tutti diventiamo anziani. Hanno fatto tu, per esempio, diventi anziano. Tu diventi anziano. A un certo momento tu diventerai vecchio. No. Comunque, e qui, poi una... come... noi dovevamo chiudere no qua. Sì, perché sennò come vuoi chiudere? Io tengo che tu fanno la gita, te devi andare vabbè, e chiudi come no, ti io sono stato molto contento di stare qua e di venire a trovare un amico e di stare un po' con voi. Grazie di tutto. Stato un po', senti ti vogliono bene, ti vogliono bene. Allora Pino, adesso tu esci. Sì. Vai via. Vado via. Vai a piedi. Ma può darsi che piove. Portati un ombrello perché io ho visto che. Ma che fai la pubblicità? Schizzo che fai la pubblicità? E poi dice che. Grazie, ciao a tutti. Ciao Enrico, grazie. Ciao Daniele, ciao Pino.